La protagonista di questa mattinata con noi e della serata milanese del suo mini tour di busking, sto parlando di Luna Spina Caruso. Buongiorno Luna Spina. Buongiorno. Allora Luna Spina, dicevo, Buongiorno. nulla è lasciato al caso, perché adesso con te adesso non so da che parte iniziare, perché sono tantissime le cose con cui parlare di te, non abbiamo tutta la mattinata a disposizione, quindi dobbiamo cercare di fare abbastanza un fil rouge, di seguire una scaletta precisa. Allora, Luna Spina Caruso, artista, cantante, con la voce di Dio, qualcuno ha detto così, o sbaglio Luna Spina? Qualcuno ha detto questa cosa? Sì, è stata detta questa cosa, pazzesco. Ecco, un tale Jay Clafuri ha detto questa cosa qui. Comunque, appunto, perché te l'ha detta? Perché tu sei stata una concorrente di X Factor, hai fatto le audition a X Factor ed è andata in una maniera un po' particolare, va bene come Audition e definizione? E i bootcamp. bootcamp, bravissima. Ecco, i bootcamp sono andati un po' in maniera particolare, mi sembra un aggettivo corretto? Io sono felice di come siano andati, naturalmente non voglio fare l'ipocrita, mi sarebbe piaciuto andare avanti nel programma, essendo un gioco uno vuole giocare finché riesce, però non mi lamento, alla fine essendo un gioco appunto. L'essere non andata avanti comunque mi ha dato paradossalmente, molto probabilmente, più eco che se fossi andata avanti. Ma E infatti io che quindi voglio alla fine io sono pensare, contenta. Luna Spina, io che voglio pensare male, secondo me lo fate apposta, perché non sei solo tu, appunto, perché ho appena preso Giulia May con Bandiera, abbiamo avuto qualche settimana fa in collegamento Anna Castiglia, cioè voi siete quelle che non fanno X Factor, ma sono più famose di quelle che fanno X Factor alla fine, com'è sta storia? Beh, io credo che nel cantautorato odierno italiano X Factor comunque naturalmente è una vetrina importante per qualunque cantante, per qualunque musicista, perché X Factor è un talent, è televisione, è nazionale, quindi hai una visibilità nazionale, fin anche internazionale, no? In certi casi. Sì. Pensa a quando ti spuntano, vedi su YouTube X Factor Romania, X Factor UK, Spain, cose, no? Quindi anche una eco Giusto. abbastanza grossa. Un cantautore non andrà mai né a X Factor né altrove, ok? The Voice, Sanremo addirittura, con il dichiarato intento di vincere, perché non fai cose mainstream, no? Ci Chiaro. vai perché veramente l'importante è partecipare, veramente la vittoria è già essere lì. E insomma, la prova appunto è anche la eco che avete avuto tu e anche le tue, appunto, le tue colleghe, nonostante magari appunto non si passi poi alla fase finale. La cosa interessante è che tu però sei davvero una sorta di Remida, nel senso che non tocchi e fai diventare le cose d'oro, ma le fai diventare belle in un certo senso. No, appunto, c'è una. Grazie, questo è un complimento meraviglioso. Ci rifletto la prossima volta che cerco di pagare l'affitto e non trasformo le cose in oro. Ok, ci proviamo, va bene. No, perché dicevo, allora, appunto, quello che potrebbe, un'altra potrebbe dire, ecco, no, non mi hanno preso, adesso la mia vita è finita, e tutto, invece tu ci vedi la positività. Fanno un articolo su di te sulla Sicilia, giusto? Era il giornale, ok. Sì. Insomma, un articolo non proprio bellissimo, bene ma non benissimo, come direbbe un collega dello sport, ma tu riesci a fare un qualcosa che è magico. Ce lo puoi raccontare cosa è successo? Perché io sono rimasto senza parole da quello che hai fatto. Ti ringrazio, ti spero senza parole in senso positivo. Sì. Dunque, Sai, in realtà l'articolo non era Luna Spina, per appunto. uno che Sì. parla tutte le mattine in radio, lasciare senza parola è una cosa non mica facile, cioè, sei riuscita Ah beh, nell'impresa. allora ne sono lieta e ti ringrazio, ne sono lusingata. Dunque, sì, il bene ma non benissimo riassume un po' tutto quello che era l'articolo ai miei occhi, cioè era pieno di complimenti, di cose belle e tutto, però aveva questa frase un po' un tantino infelice che io non sono riuscita a passarci sopra, mettiamola così, perché appunto ho voluto fare un discorso di linguaggio inclusivo di genere, che è una cosa che nel 2024 trovo sia una tematica importante su cui doversi soffermare, concentrare, focalizzare e rifletterci sopra più di quanto si facesse in passato. Perché penso che la società si evolva, il linguaggio Giusto? si evolve con la società e viceversa. E Roberto Vecchioni, ma anche Vera Gheno, che ha fatto un podcast sul mio caso molto interessante, si pongono questa domanda: è la realtà che condiziona una lingua e linguaggio, o viceversa, il linguaggio che condiziona la realtà? Beh, entrambe le cose. Quindi ho voluto approfittare di questa cosa per non fare il shitstorm dopo il mio
body shaming, journalist shaming, queste cose qua, no, no. Perché no, sottolineava il fatto che tu avevi una fisicità non proprio da modella, no? E tu hai detto, beh, ma non facendo la modella... Ma perché una cantante dovrebbe avere una fisicità da modella, okay, X-Factor? Sto facendo X-Factor, non sto facendo Miss Italia, no? Infatti. E quindi, vai, insomma, su Miss Italia ti proponi per essere valutata esteticamente, sì, perché è una competizione estetica, ma io non sto andando a fare una competizione estetica. Quindi tu giustamente hai fatto, nel mio video, hai sottolineato questa stortura nell'articolo. Sì, ho sottolineato, io nella vita faccio la cantante, non faccio la modella. Ok. Hai usato, tra parentesi, è stato molto bello per quello che non l'avevi messo, hai usato poi per dimostrare che fai da cantante, diciamo, la canzone di Giulia May Bandiera, che esatto, abbiamo appena ascoltato. Esatto, la canzone, l'inno manifesto, l'inno meraviglioso, perfetto, di Giulia. Ok, sta di fatto che però la giornalista che ha scritto questo articolo ti ha risposto e non ti ha mandato a quel paese, anzi, avete fatto il miracolo, cosa avete combinato? Infatti è stata molto matura e ci ho visto della sincerità, dell'autenticità, dell'umiltà nel fatto che sia venuta proprio a casa mia per porgermi le scuse, per farmi un'intervista, e abbiamo trasformato questa cosa, all'inizio sicuramente un po' spiacevole, in un'occasione di tavola rotonda per parlare di tematiche importanti e soprattutto per rafforzare un concetto a cui io tengo moltissimo e so che ci tiene molto anche la giornalista Carmela Marino, la sorellanza, che è molto importante. Luna, davvero, c'è la solidarietà tra donne che devono mettersi insieme, no, infatti, contro un sistema che le vorrebbe invece in competizione costante. Infatti questo l'avete sottolineato più volte e infatti è stato molto interessante anche questa cosa qui, del dire siamo noi le prime che dobbiamo crederci nella sorellanza e smettere di farci, sì, mettere l'una contro l'altra. Esatto. Però tutti si stanno chiedendo, ok, ma perché abbiamo Luna Spina al telefono questa mattina? Perché Luna Spina sta arrivando a Milano, giusto? Esatto, sì, ho il treno a mezzogiorno. Perché sei in tour, anzi mini tour, come lo definisci tu, di mini basking tour. Sì. Ok, cos'è il mini basking tour? Dunque, il basking è la terminologia tecnica per definire l'arte da strada in tutte le sue forme, quindi non soltanto musicale. Se fai una performance artistica per strada, tu stai facendo basking e sei un basker. Uh-huh. Io sono una basker ormai da diversi anni. E quindi ho pensato, adesso che devo cavalcare l'onda, no? Sulla falsa riga di X Factor, che qualcuno capita addirittura che mi riconosca per strada, cosa allucinante a cui non sono abituata, ho pensato, vado io nelle piazze delle, okay, case delle città degli italiani a farmi conoscere di più, no? A consolidare questa nuova fan base, che già solo a dirlo che è una fan base mi fa stranissimo, no? E quindi sto facendo delle tappe, ho fatto Napoli, ho fatto Roma, adesso tocca a Milano, sarò a Milano oggi e domani, okay, a fare basking proprio al Duomo, le postazioni prese su Open Stage, che come saprete è l'applicazione di prenotazione e gestione degli artisti di strada a Milano. Devo ringraziare Gae E, un cantante cinese di Milano che mi ha ceduto la sua postazione alle 17, lo ringrazio pubblicamente perché questa è solidarietà tra artisti di strada, è molto importante, purtroppo è anche rara, e quindi avrò una postazione alle 17 al Duomo, un'altra alle 20, se insomma è un orario un po' strano a Milano, alle 20 fa freddo, vediamo un po', e domani stessa cosa, alle 17 in Piazza Duomo. Ah, anche domani, bene. Quindi due giorni dove potete incontrare Luna Spina Caruso appunto nelle nostre strade e sentire quella famosa voce di Dio, così come ha detto appunto Jake La Furia. Dopodiché proseguirò per Bologna. Ah, già dico, infatti, adesso se sei stata, qualche ascoltatore stata Napoli, che debba giusto? Fare... Sei stata a Napoli? Sono a Roma adesso? A Napoli e a Roma, sì. Perfetto, sì. Ok. Posso dire una cosa? Ci fosse qualche ascoltatore che debba fare martedì notte o mercoledì mattina molto presto Milano-Bologna, ecco, io un passaggio non prendi, direi no. Lo prendi volentieri, benissimo. Invece tutti quanti si domandano come sta il tuo gatto, la tua gatta, giusto? Ma io invece sì, mi chiedo, esatto, come sta, ma io mi chiedo perché, ricordiamolo, Primpi la merda, insomma tutti gli hanno voluto un bene dell'anima, ma invece mi chiedo Nina Zampogna come sta a questo punto. Bravo, io ogni volta che mi dicono salutami Primpi la merda, no,
io voglio sapere. Dico, ma anche Nina Zampagna poi ci resta una infatti, cioè, come c'è rimasto, cioè, hanno litigato le due oppure si vogliono ancora bene? No, no. Si ignorano, loro coesistono, sono io l'anello che le congiunge, no? E no, allora stanno entrambe benissimo. Sappi Luna che qui nasce il team Nina Zamponia, sappilo. Cioè, oh, che bello, che bello. Dalla parte dei dimenticati. Dalla parte dei dimenticati. Siete canari, così. Quindi? Siete canari, quindi? sì, siamo canari, per quello. Che siamo bello. Per quello. E Ninetta e Pimpi sono con mia mamma quando io parto, è l'unico lato negativo della mia attività artistica, quando non ci sono, non sono loro con me, però. Un bravissimo artista di Roma, e un maestro Francesco Sabetti ha fatto un ritratto di Primpi e ora ne farà un altro su Nina Zampogna, così che io le posso avere con me quando canto sempre. Per strada. Ah, bellissimo, cosa bellissima, no? Insomma, saranno lì con te sempre, quindi va bene sempre. Luna Spina Caruso, grazie mille e grazie a buona voi. Cantata, buona suonata e buon basking oggi, allora va bene. Grazie mille, buon viaggio prima, anzi, ti aspettiamo qui a Milano allora, alle 17 e alle 20 in Piazza del Duomo e poi anche domani alle 17, giusto? Esattamente, grazie infinite e un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie mille, questa era Luna Spina Caruso.